Val di Susa è stata nuovamente messa sotto attacco. Oltre 1.000 agenti delle forze dell'ordine, lanciando centinaia di lacrimogeni, sono arrivati per sgomberare il presidio di San Didero, nel tentativo di devastare un nuovo pezzo di territorio. Un territorio sul quale TEL, l'azienda costruttrice del TAV, vuole costruire un nuovo autoporto, ma in quella zona è presente una delle poche aree costiere di pianura della valle. Il terreno in questione, che stanno smuovendo con le ruspe inoltre, è stato uno dei costi di cuore. Un autoporto in valle che si trova a Susa. Lo vorrebbero spostare da Susa a San Didero per liberare lo spazio per i depositi di smarino dei futuri scavi del cantiere. Come studenti in OTAV ci siamo trovati per denunciare ciò che sta accadendo a pochi chilometri da noi e per denunciare i rapporti che rendono la nostra università complice del sistema TAV. L'Università di Torino, insieme a vari dipartimenti, da quello di Scienze Naturali a quello di Economia e di CPS, stabiliscono accordi con TEL, organizzando progetti di ricerca e favorendo in questo modo la distruzione dei territori e mostrandosi con esempio di marina nei negozi. Il TAV è un'opera inutile ed ecocida, basta pensare a tutte le specie che si sono viste devastare l'habitat di Clarea, e in particolare la zelizia polissena, la farfalla protetta dalle direttive dell'Habitat, che al momento è al centro di un vero e proprio ricollocamento, visto che intralciava l'allargamento del cantiere. Pensiamo che solo per recintare l'area del cantiere di San Didero e per gli appalti di sicurezza si prevede che saranno spesi 5 milioni di euro. Speriamo che quei soldi vadano spesi in altro: scuole, reddito, sanità, messa in sicurezza dei territori, tutela dell'ambiente. Ciò che sta succedendo in Val di Susa riguarda tutte e tutti noi, riguarda il nostro futuro e riguarda la nostra terra. Come studenti dell'Università di Torino ci troviamo qui davanti all'Università per fare questa azione di solidarietà e vicinanza ai compagni del movimento NOTAV che in questi giorni stanno subendo lo sgombero violento del presidio dell'ex autoporto di San Didero, il posto che dovrà ospitare una nuova parte del cantiere dell'alta velocità Torino-Lione. L'Università di Torino, mentre i compagni subiscono l'estrema militarizzazione, nuovamente la Val di Susa si trova un'altra volta a essere appunto super militarizzata, i compagni che sono dentro il presidio repressi nuovamente anche in modo violento con per esempio lo sparo di lacrimogeni ad altezza uomo. In tutto questo l'Università di Torino continua a portare avanti gli accordi di ricerca e i rapporti con TELT, l'azienda che è in appalto i lavori dell'opera. In tutto questo l'Università si mostra complice non solo della devastazione ambientale della Val di Susa che viene portata avanti da circa 30 anni, ma si mostra complice anche di un sistema che fa vedere che le sue priorità sono gli interessi privati e delle aziende che hanno in appalto l'opera piuttosto che l'interesse della collettività e l'interesse e il benessere della popolazione. Noi come studenti NOTAV rivendichiamo la fine di ogni accordo tra l'Università di Torino e l'azienda TELT e vogliamo invitare tutti e tutte alla chiamata di lotta del movimento NOTAV che sarà oggi alle 18 al Polivalente di San Didero e così come oggi tutto il resto della settimana, sempre alle 18 al Polivalente di San Didero.